Uno dei dilemmi delle mamme moderne è lo svezzamento. Ci sono diversi approcci: svezzamento naturale, autosvezzamento, svezzamento precoce nei primi mesi. Iniziamo magari dal primo. Cosa ne pensa dell'autosvezzamento? È adatto a tutti i bambini? È una tecnica che lei consiglia ai bambini che seguono un percorso con lei? Allora, parliamo di svezzamento. Certo, è uno dei momenti più importanti nella crescita, è una delle tappe più delicate, secondo me, lo svezzamento per un lattantino che si trova appunto a dover incontrare un pochettino dei nuovi cibi, e quindi è un cambiamento importante, soprattutto perché è un momento di crescita, lo svezzamento è un momento di distacco da parte della mamma, e quindi è molto importante che venga fatto in un modo, nel momento in cui il lattantino è pronto, no? Allora, sono assolutamente convinto che l'autosvezzamento sia come messaggio, diciamo, come metodologia sia valido. Mi piace il concetto che il lattantino provi da solo a conoscere, ad assaporare i cibi, e quindi diciamo che l'immagine dello svezzamento, dell'autosvezzamento, è un'immagine che mi piace, è molto positiva, no? Perché è il lattantino che si approccia spontaneamente ad assaggiare, si incuriosisce con i cibi, e in questo modo non è assolutamente forzato da nessuno, ecco, perché una delle critiche un po' dello svezzamento tradizionale è sicuramente legata al fatto che tante volte viene un pochettino un po' forzato, viene un po' imposto, sia come tipologia, come qualità di pappe, eccetera. Quindi l'autosvezzamento su questo è sicuramente vantaggioso. Puntualizzerei però alcuni concetti. Il fatto che nell'autosvezzamento non è pensabile che un lattante possa introdurre tutto, mangiare tutto quello che trova davanti. Quindi bisognerà formare un pochettino i genitori, dare ai genitori qualche strumento in più nel poter scegliere i cibi più adatti. Certamente bisognerà far sì che anche i genitori semplifichino un pochettino la loro dieta, di modo che nel loro piatto ci possano essere i cibi consentiti per l'età di quel lattantino lì. È ovvio che un lattantino di 6-7 mesi non è in grado di introdurre tutti i cibi. Faccio un esempio: il prosciutto, per esempio, non è un cibo che può essere già somministrato a un bambino di 7-8 mesi di età. E invece, magari, può essere una cosa che invece viene proposta, no? Quindi, come dire, bisogna un pochettino dare ai genitori alcune indicazioni su quali cibi possono essere già somministrati a quell'età lì. Io di solito fornisco un pochettino ai genitori una tabella un po' indicativa, dove ci sono alimento per alimento, ci sono i mesi a cui è consentito somministrarli. Questo nel rispetto un pochettino dei tempi, che non è detto che i tempi stabiliti per lo svezzamento, quelli diciamo ufficiali, non so, immaginiamo 6-7 mesi, quelli proposti anche dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, dai 6 mesi, e su questo io sono ampiamente d'accordo. E appunto dicevamo anche sul fatto che comunque il bambino, sia il lattante, sia lui il vero protagonista dell'alimentazione, della sua alimentazione. Quindi in qualche modo il fatto che lui possa prendere il cibo, assaggiarlo, incuriosirsi, responsabilizzarsi sul cibo è molto importante. Bisogna però istruire bene i genitori, perché sono i genitori che devono cambiare il modo di alimentarsi, devono scegliere di
alimentarsi con dei cibi che il loro piccolino può anche assaggiare, quindi devono utilizzare dei cibi che possono essere introdotti anche, che possono essere assunti anche da un piccolino di 6 mesi. E questo vuol dire fare formazione, ecco, istruire un pochino i genitori. Quindi io per esempio rilascio, quando parliamo di svezzamento, rilascio una tabella dove per ogni cibo ci sono i mesi a cui il bimbo, il piccolino, può introdurre quel cibo. Non è appunto scontato che tutti i cibi possano essere introdotti a partire dai 6 mesi di età. Ci sono alcuni cibi che invece è bene aspettare fino a un anno e mezzo. Quindi andiamo con calma, cioè va bene svezzare a 6 mesi, per fortuna abbiamo tolto il limite di 4 mesi che pensavamo una volta, adesso siamo diventati a 6. Però non c'è nessun problema se per il nostro figlio magari si aspetta 8 o magari si aspetta anche un anno, perché vediamo che non è ancora pronto, non ha ancora, come dire, quella serenità nei confronti, quell'attenzione nei confronti del cibo che lo porta appunto a essere pronto a svezzarsi. Quindi diamogli tempo, rispettiamolo, non forziamolo, perché questo è il messaggio dell'autosvezzamento: non dobbiamo dargli una pappa non pronta, ma lasciamo che sia lui. Però facciamo attenzione che quando poi lui sarà pronto non prenda e non mangi cibi che possono invece essere un pochettino dannosi, no? Immagino, non so, anche a un'eccessiva introduzione di proteine animali, non è tanto corretto che fin da piccolo avvenga, quindi bisogna anche quello limitarlo, e allora in questo modo sceglieremo noi le proteine giuste, no? Quindi magari proteine vegetali che possono essere assolutamente più appropriate, no? Quindi se dobbiamo ci prepareremo tutti tanti dei polpettoni di lenticchie e queste possono essere rubate molto volentieri dai nostri figli, e quindi questo è l'autosvezzamento che penso io.